Se avete seguito anche solo distrattamente i notiziari in questi giorni, letto i giornali, avrete sentito che è caduto il governo Conte bis o Conte secondo e si sta forse formando un nuovo esecutivo, un nuovo governo, perché il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Mario Draghi l'incarico di provare a formare un nuovo governo. E però come si è arrivati a tutto questo? Come è stato possibile che sia caduto un governo che tutto sommato aveva retto anche nei momenti più difficili della pandemia? E come mai questa crisi è stata così strana, con consultazioni, con aperture, chiusure, colpi di scena? Cos'è accaduto? È una domanda che mi hanno chiesto varie persone, anche vari miei studenti. E allora, anche se io ero in realtà all'inizio piuttosto riluttante a parlarne, alla fine ho deciso di farci sopra un video che spero sia oggettivo. Tenterò di farlo il più oggettivo possibile, senza lasciarmi prendere dalle mie simpatie o antipatie, dalle mie idee politiche o meno, ma cercando di delineare proprio per chi non è molto avvezzo alla politica, per chi non ha seguito molto gli eventi, quindi per i miei studenti soprattutto, almeno per una parte dei miei studenti, tentare di spiegare loro semplicemente ma chiaramente cos'è accaduto, quali sono state le strategie che sono entrate in gioco, quali sono le prospettive future e quali sono le esigenze dei vari partiti, delle varie forze politiche giunti a questo punto. Sarà una spiegazione semplice, però spero efficace. Andiamo a cominciare. Come sempre obbligatorio che sia di filosofia, di storia o di argomenti di attualità ci vuole. C'è Batman, c'è Topolino, c'è Tolstoi, c'è De André, abbiamo tutti i nostri numi tutelari. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia del liceo scientifico di Rovigo. In questo canale di solito posto delle video spiegazioni del programma di storia e del programma di filosofia, piuttosto ampi, che durano 40 minuti, 50 minuti, anche un'ora, e che trovate nelle due playlist principali del canale, linkate anche in descrizione. Ma oggi vorrei far partire una nuova playlist, ripeto, una playlist che sono stato riluttante a lungo, indeciso a lungo se far partire, però alla fine bisogna. La playlist si chiamerà Che cosa è successo? Punto di domanda, perché è la domanda tipica che mi fanno di tanto in tanto i miei studenti. Quando accade qualcosa di strano, di particolare, di inatteso nella vita politica, nella vita sociale, il giorno dopo i miei studenti arrivano in classe e mi dicono: ma cos'è successo? Io non ho capito cos'è successo. Questo mi dicono e mi chiedono di spiegare loro. E allora diciamo che uno dei miei compiti è anche quello di spiegare loro velocemente e il più possibile oggettivamente cos'è accaduto. Visto che lo faccio di solito in presenza, ma visto che ormai mi seguono anche studenti da ogni parte d'Italia che ogni tanto mi scrivono e che magari qualcuno di loro anche in questo caso mi ha chiesto cos'è successo, alla fine ho detto vabbè, facciamo sto video. Avevo pensato anche di farlo in diretta, forse provare questa roba strana, ma poi non sono ancora così social, così moderno da fare le dirette, allora lo registro. Ma il tentativo di questa lezione, che è una lezione per modo di dire, sarà quindi quello di darvi delle basi per capire cos'è accaduto in queste ultime settimane, tra la fine del governo Conte bis e il possibile forse inizio di un governo Draghi. Farò un po' il punto, cercherò di essere molto chiaro. È evidente che se voi già vi intendete di politica, questo video probabilmente sarà fin troppo semplicistico per voi, fin troppo semplice. Se però non ve ne intendete tanto, non riuscite a seguire tutti i passaggi o vi siete persi dei pezzi, ecco, questo è il video giusto, almeno spero che diventi il video giusto. Per spiegare cos'è accaduto dobbiamo infatti prima di tutto fare un passo indietro e andare a 2 anni fa, anzi 3 anni fa. Andare al marzo 2018, perché l'attuale Parlamento, l'attuale legislatura, come si dice nel linguaggio tecnico, è cominciata proprio nel marzo 2018, quando ci sono state le elezioni per rinnovare le due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato. Queste elezioni si sono concluse in maniera tutto sommato interlocutoria, nel senso che sono emersi 3 blocchi all'epoca, nel 2018. Il centrodestra, il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra, diciamo così, più qualche altro rimasuglio minore, ma globalmente questi 3 blocchi.
Il partito più votato sono stati proprio i 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle incamerò circa il 33% dei voti. Un italiano su tre che andò a votare votò per il Movimento 5 Stelle. Un'affermazione clamorosa, un ottimo risultato, il migliore di sempre nella storia dei 5 Stelle e uno dei migliori di sempre in generale per un partito così giovane. 33% dei voti, però, vuol dire che il Movimento 5 Stelle, che è il primo partito in Parlamento, non può governare da solo, ovviamente, perché non ha la maggioranza assoluta. Andò bene anche il centrodestra unito, formato all'epoca ma ancora oggi da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che incamerò circa un 37% complessivamente nella somma dei tre partiti, ma anche in questo caso 37% non vuol dire maggioranza, quindi da solo il centrodestra non aveva i numeri per governare. All'interno del centrodestra andò piuttosto bene la Lega di Salvini, bene ma non benissimo, nel senso che oggi la Lega è più forte di quanto non fosse nel 2018, la Lega incamerò il 17%, Forza Italia incamerò il 14%, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni all'epoca prese solo il 4%, mentre oggi nei sondaggi è sicuramente molto più forte. Quindi centrodestra 37%, Movimento 5 Stelle 33% e poi c'era il centro-sinistra formato dal PD, più una serie di altri partiti minori, più Europa, eccetera, che incamerò circa il 23%, quindi abbastanza staccato dagli altri due. Più c'era anche l'EU, Liberi Uguali, che aveva preso un 3% circa, e altri partiti minori. Quindi, situazione piuttosto frastagliata. Certo, il Movimento 5 Stelle poteva legittimamente dire di aver vinto, perché aveva fatto un boom di risultati, e però i 5 Stelle non potevano governare da soli. Il centrodestra poteva anch'esso dire, ma anche io ho vinto, perché in fondo era la coalizione con la percentuale più alta, il 37%, e però anche il centrodestra non poteva governare da solo. Il PD aveva perso, insomma, chi governava? Si aprì una lunga fase che durò 3 mesi praticamente, in cui si lavorò a lungo per cercare di formare un governo. Se c'eravate, se seguivate le vicende, vi ricorderete quelle settimane infinite di consultazioni. Mattarella fece vari giri di consultazioni. Poi a un certo punto affidò un mandato esplorativo alla presidente del Senato, la senatrice Casellati, del centrodestra di Forza Italia, che fece delle sue consultazioni con i partiti di centrodestra, e che però non portarono alla nascita di un governo. Poi Mattarella affidò il mandato esplorativo anche al presidente della Camera, Roberto Fico, dei 5 Stelle, anche lui fece le sue consultazioni e anche quello non andò a buon fine. Insomma, si andò avanti. Ci fu anche a un certo punto la convocazione di Cottarelli, ci furono varie cose, adesso non sto a complicarci troppo la vita. Alla fine, dopo lunghissime trattative, si riuscì a formare un governo. Un governo che era votato e sostenuto sostanzialmente da due forze politiche, più vabbè, il MAI e altri partiti minori, ma due grandi forze politiche, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Come vi ho detto, il Movimento 5 Stelle aveva preso il 83% circa, la Lega aveva preso il 17% circa, fa 50%, effettivamente in Parlamento, poi non è proprio proporzionale puro il nostro sistema, ma insomma in Parlamento Lega e 5 Stelle avevano la maggioranza, potevano governare assieme, potevano creare un governo che avrebbe ricevuto la fiducia del Parlamento. E così nacque questo governo, solo che Lega e 5 Stelle non si erano presentati alleati alle elezioni, anzi i 5 Stelle avevano detto per tutta la loro storia mai coi vecchi partiti. La Lega faceva parte del centrodestra, per questo ci furono trattative molto lunghe, perché un po' si scompaginarono gli equilibri, capite? Ci fu bisogno di lunghi discorsi, lunghi accordi, non erano nati per governare assieme questi due partiti, almeno a primo impatto. Si erano dovuti un po' avvicinare gradualmente. E anche per la scelta del leader, cioè del capo del governo, del primo ministro, ci furono ampie discussioni, perché ovviamente, visto che erano due partiti così diversi, che volevano però presentarsi più o meno alla pari all'interno del governo, bisognava capire a chi si dava l'incarico. Leader del Movimento 5 Stelle in quel momento, ricorderete, era Luigi Di Maio, che ancora oggi è uno dei principali esponenti del Movimento 5 Stelle. Leader della Lega era, ed è ancora oggi, Matteo Salvini. Però appunto Salvini non poteva ammettere che Di Maio diventasse premier, Di Maio non poteva ammettere che Salvini diventasse premier. E allora come si fa? Alla fine, dopo lunghe trattative, trovarono un nome terzo, anche se in realtà diciamo molto più vicino ai 5 Stelle, abbastanza legato ai 5 Stelle. Questo nome terzo era quello di Giuseppe Conte, un avvocato
che fino a quel momento non aveva avuto grandi ruoli, anzi in politica sostanzialmente non lo conosceva nessuno. Certo, si era avvicinato al Movimento 5 Stelle, aveva gravitato già prima delle elezioni all'interno del movimento perché era stato nominato come uno dei possibili ministri in caso in cui i 5 Stelle avessero vinto le elezioni. Insomma, a quel punto, dopo lunghe trattative, Salvini accettò la nomina di Conte e Conte divenne capo del governo, certo su incarico di Mattarella, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier, ok? Quindi Conte in mezzo, il vertice, diciamo, la piramide, poi Di Maio e Salvini. Questo governo, il governo Conte, il primo governo Conte, durò circa un anno. È durato fino all'estate del 2019, è nato all'inizio di giugno 2018, è caduto nell'agosto del 2019. Cosa ha fatto in quest'anno? Beh, forse lo ricorderete, c'è stato a quota 90, sì, quota 90, quota 100 per le pensioni, fortemente voluta da Salvini, per mandare in pensione un po' prima alcune categorie di lavoratori. C'è stato il reddito di cittadinanza, fortemente voluto da Di Maio, dei 5 Stelle, per erogare dei sussidi ai meno abbienti. C'è stato, vabbè, i decreti sicurezza, ad esempio, fortemente voluti da Salvini per bloccare l'immigrazione o per renderla molto più difficile. Insomma, ci sono state tante cose. C'è stato il crollo del ponte Morandi a Genova e quindi una lunga polemica, una lunga lotta anche con Autostrade per l'Italia, con la famiglia Benetton. Insomma, tante cose. È durato un anno. Poi, all'improvviso, però, ad agosto del 2019, improvvisamente Matteo Salvini, nel pieno delle vacanze, in un certo senso, decise, un po' così ex abrupto, di togliere la fiducia al governo. La Lega presentò una mozione di sfiducia contro il governo di cui faceva parte per chiedere il ricorso alle elezioni. Allora, anche lì, all'epoca non facevo ancora i video, ma tra l'altro era agosto 2019, ma molti si chiesero, ma perché questa scelta? Se sei dentro il governo, stai governando, stai facendo le cose che tutto sommato volevi fare, perché a un certo punto fai cadere il governo? Se sei uno dentro, perché? Allora, la versione più accettata, l'idea più comune tra gli osservatori, direi che probabilmente è quella più corretta, è che Matteo Salvini in quel momento pensasse di poter davvero andare alle elezioni e poterle vincere agilmente. Quando si era formato il governo nel 2018, Salvini aveva preso il 17% alle elezioni, quindi bene, ma non una percentuale così enorme. Nel corso dell'anno successivo però la popolarità di Salvini e della Lega era cresciuta, si era espansa parecchio, tanto è vero che la Lega veniva data oltre il 30%, anche vari confronti, varie elezioni locali, eccetera, avevano dato ottimi risultati per la Lega. Quindi Salvini pensava che se si fosse andati a votare la Lega avrebbe preso tanti voti e magari non più con i 5 Stelle, ma alleata con Forza Italia e con Fratelli d'Italia, avrebbe potuto ormai governare da sola, senza più bisogno di strane alleanze. Questa era la scommessa di Salvini. Salvini pensava di poter vincere le elezioni e pensava che facendo cadere il governo, Mattarella sarebbe stato costretto a sciogliere le Camere perché non c'era altra possibile maggioranza. Pare anche, questi però sono discorsi non troppo confermati, che Salvini avesse in qualche modo sentito anche gli avversari dell'opposizione, cioè il PD, e che Zingaretti, allora già segretario del PD, gli avesse dato il suo ok, nel senso di dire: guarda, se tu vuoi andare ad elezioni, anche noi vogliamo andare ad elezioni, non ti metteremo i bastoni tra le ruote. Questa sembrava essere la linea, e quindi Salvini gioca d'azzardo, fa l'azzardo, nel senso di rischia, fa cadere il governo per andare a votare. Tempo di fare questa mozione di sfiducia, poche ore, e si capisce che però probabilmente Salvini ha fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che quasi immediatamente improvvisamente si manifesta un'altra possibile maggioranza in Parlamento, ed è in questo caso Matteo Renzi, un altro Matteo di cui parleremo ancora oggi, che avanza un'ipotesi che sembrava impossibile fino a poche ore prima. Ok, Salvini non vuole più far parte della maggioranza, perché non creiamo un governo tra 5 Stelle e PD e chi ci sta? Ipotesi assurda, perché il PD era il grande nemico dei 5 Stelle, Renzi stesso aveva spesso lottato duramente, aspramente contro i 5 Stelle, contro Grillo, eccetera, e però adesso
con un voltafaccia incredibile, gli antichi nemici si preparavano ad allearsi, pareva questo, per impedire le elezioni. Anche Grillo poco dopo diede il suo assenso a questo tentativo. Ed effettivamente il PD, forse preso anche un po' contropiede, alla fine in contropiede scese a patti, si formò un nuovo governo guidato però dallo stesso Conte. Questa fu un po' la particolarità, che Conte, che era stato leader di un governo di centrodestra, anzi forse anche proprio di destra, ora diventava leader di un governo di centro-sinistra o di centro, a seconda delle prospettive. Cioè faceva proprio una svolta radicale, perché prima era alleato con Salvini, poi si alleava con Zingaretti. Però in fondo anche qui, dopo un certo periodo di trattative, una certa definizione di obiettivi comuni, un certo lavorio, alla fine la maggioranza nacque. Salvini finì all'opposizione e nacque il cosiddetto governo Conte bis o Conte secondo, con un certo rimescolamento ovviamente di ministri, ma con ancora alcuni ministri importanti, Di Maio ad esempio agli esteri, e altre posizioni importanti anche per il PD ovviamente. All'interno di questo governo, proprio nei giorni in cui stava nascendo, si formò anche un nuovo partitino, in realtà non numerosissimo ma importante per la maggioranza, che si chiamava Italia Viva. Questo partito Italia Viva, di cui si è parlato molto anche nelle ultime settimane, è il partito di Renzi. Renzi, infatti, se non lo ricordate, era stato fino a poco tempo prima, fino al 2018, il segretario del Partito Democratico. Segretario che aveva avuto un momento di grande slancio all'inizio, ottenendo ottimi risultati ad esempio alle europee di qualche anno fa, ma la cui popolarità, una volta salito al governo, perché Renzi è stato anche capo del governo, è andata progressivamente calando. E quindi quando nel 2018 il PD prese il 19%, perché la coalizione di centro-sinistra prese il 23%, ma il PD in particolare prese il 19%, Renzi in fondo era il leader, si assunse le sue responsabilità e si dimise, rimanendo però nel PD. Nel 2019, più o meno negli stessi giorni in cui nasceva il Conte bis, Renzi decise anche di uscire dal PD e fondare un suo partito chiamato Italia Viva, che si spostava al centro, perché il PD è un partito di centro-sinistra, Italia Viva si voleva porre al centro. Quindi nell'estate del 2019 nasce questo nuovo governo, stavolta di centro-sinistra, con dentro anche Renzi tra i tanti. Questo governo va avanti, parte, certo quasi subito si trova coinvolto nella pandemia, perché vi ho detto nasce a fine dell'estate 2019, a gennaio-febbraio 2020 si capisce che non sarà un anno come gli altri, sarà un anno diverso dagli altri, arrivano i primi casi, ricordate, in Lombardia e in Veneto, di coronavirus, di infezione da coronavirus. E nel giro di poche settimane la situazione precipita, si decide il lockdown di marzo 2020, poi la riapertura graduale in estate, poi di nuovo chiusure, colori, avrete seguito, no? Tutte le vicende. Il governo che ha gestito tutte queste faccende è stato il governo guidato da Conte, da Giuseppe Conte, governo Conte bis, Conte secondo, governo formato da 5 Stelle, PD e altri partiti minori. Come ha agito questo governo? E lì spetta a voi deciderlo, chiaramente. Se avete seguito le vicende sapete che certo è stato un periodo molto difficile, molto complesso per tutti i governi in tutte le parti del mondo, mica solo in Italia, in America con Trump, in Inghilterra con Johnson, in Francia con Macron, in Germania, che forse è quella che si è cavata meglio, con la Merkel, eccetera. È stato un periodo difficile in cui probabilmente qualsiasi governo avrebbe avuto delle difficoltà. E il governo Conte ha avuto, diciamo, un momento di buona popolarità all'inizio, almeno questo si dicevano i sondaggi, nel senso che Conte ha saputo anche nelle prime fasi rassicurare gli italiani, convincerli anche della bontà di certe scelte, delle chiusure, eccetera. E poi però qualche, diciamo, incrinatura nel corso dei mesi è nata, come è inevitabile che succeda, un po' perché l'economia ha iniziato a soffrire inevitabilmente, a soffrire parecchio, e certo i ristori arrivavano ma non sempre, non tanto, c'era bisogno di più liquidità che l'Italia aveva fino a un certo punto, un po' anche per la strategia scelta dal governo, che è stata quella per molto tempo di varare soprattutto i famosi DPCM, che sono decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè decreti varati dal solo Conte. Questi decreti di fatto, che sono concessi ovviamente in momenti di
necessità e urgenza, come dice la Costituzione, finiscono in certa misura per esautorare un po' il Parlamento. E infatti sono sorti dei contrasti tra Parlamento e governo, tra governo centrale e alcune regioni. Insomma, c'è stata qualche incrinatura, qualche difficoltà, come è inevitabile che accada. C'è stato qualche esponente del governo più popolare che magari ha reso meglio, Conte ad esempio, ha mantenuto anche fino alle ultime settimane una certa popolarità, altri esponenti del governo che magari sono stati più bersagliati o più criticati, o non solo esponenti del governo, a volte anche commissari scelti dal governo per gestire la pandemia e così via. Però tutto sommato il governo sembrava procedere, certo c'erano delle difficoltà, c'erano delle critiche, ma sembrava piuttosto stabile, sembrava andare avanti senza grosse incrinature, almeno fino appunto al gennaio 2021, fino a pochissime settimane fa, quando Renzi, col suo partito l'Italia Viva, che conta tutto sommato pochi deputati e pochi senatori, ma decisivi perché il governo avesse la maggioranza in Parlamento, Renzi ha iniziato a mugugnare, diciamo così, in maniera sempre più forte, chiedendo una svolta. Si sono aperte delle trattative già da subito, nel senso che è sembrato che Conte e Renzi potessero trovare un accordo, potessero sentirsi, potessero venirci incontro. Renzi era molto critico soprattutto verso alcune scelte del governo e alcuni ministri. Conte sembrava anche disponibile ad andare incontro, ma all'improvviso, poche settimane fa proprio, Matteo Renzi ha deciso di ritirare dal governo le due ministre che componevano questo governo. C'erano due ministre donne, la Bellanova e la Bonetti, di quota Italia Viva, che facevano parte del governo, che si sono dimesse come scelta di Renzi, che in questo modo toglieva di fatto la fiducia al governo Conte bis. Ora, perché l'ha fatto? Questa è la domanda che tanti si sono posti. E tanti hanno provato a rispondere con risposte che magari sono anche diverse tra loro, e magari varie hanno una parte di verità, però che non rappresentano tutto. Diciamola così, la versione ufficiale di Renzi è stata questa: noi abbiamo tolto le nostre ministre perché il governo non aveva un'idea chiara di come gestire i prossimi mesi che saranno decisivi per il rilancio dell'Italia. Questo ha detto Renzi, cioè ha attaccato il governo soprattutto sul piano vaccinale, che dovrebbe partire, sta partendo un po' a rilento anche per questioni con le industrie farmaceutiche, avrete seguito, e certo i prossimi mesi saranno effettivamente decisivi per i vaccini, quindi il piano vaccinale, ma poi soprattutto per i fondi europei, perché l'Italia ha in questo momento un discreto bisogno di soldi per sostenere l'economia che sta annaspando, è in grandissima difficoltà, per sostenere tutte quelle categorie che effettivamente in questi mesi hanno sofferto le chiusure, il calo del giro d'affari, vicini davvero alla chiusura in certi casi. Ora, questi soldi potrebbero arrivare dall'Europa, nel senso che l'Europa ha messo a disposizione anche dell'Italia dei fondi che potrebbero essere usati. Il Recovery Fund, o Fund, che è un fondo a cui si può accedere, a cui il governo Conte intendeva accedere, ma per il quale bisogna preparare poi un documento programmatico, decidere come destinare questi soldi e così via. E poi eventualmente il MES, famigerato MES, che è un altro fondo più particolare, meccanismo europeo di stabilità, che ha però diviso le forze governative perché i 5 Stelle non volevano accedere al MES, Renzi voleva invece che il governo prendesse i soldi del MES. Perché questa divisione? Sostanzialmente perché i soldi del MES sono prestiti che poi andrebbero comunque restituiti, quindi con un certo tasso di interesse, un tasso di interesse piuttosto basso, ma comunque andrebbero restituiti. Allora ci sono divisioni, idee diverse su quanti soldi servano, su quali sia conveniente prendere e quali invece non sia conveniente prendere. Insomma, divisioni di questo tipo. Renzi ha detto: il governo non ha un'idea chiara, non vuole prendere tutti i soldi che servirebbero, è troppo diviso su certe questioni. E quindi noi abbiamo chiesto una svolta e per chiederla in maniera forte ritiriamo le nostre ministre. Questo è stato il discorso di Renzi proprio in soldoni, per mettere con le spalle al muro, diciamo, Conte. Questa almeno è la versione ufficiale. Poi c'è la versione ufficiosa. Alcuni hanno detto: Renzi c'è la morte con Conte, Renzi si diverte a far cadere i governi perché, insomma,
pare che ci abbia messo lo zampino sul governo Conte 1, un pochino fregando Salvini. Ci ha messo sicuramente lo zampino quando ha fatto cadere il governo Letta. Insomma, Renzi lo chiamano a volte il serial killer dei governi perché effettivamente far cadere i governi gli riesce relativamente bene. Può darsi che sia vero che Renzi sia un serial killer dei governi, che Renzi fosse geloso di Conte. Può darsi che ci sia una parte di verità anche in queste analisi. Ma secondo me sono due punti chiave. Su cui Renzi, che hanno smosso Renzi, che noi dobbiamo considerare. Poi ci sono anche a volte i dissidi personali, le invidie, gli odi, quello è vero, ci sono nella politica, però quelli insomma vanno e vengono. Vediamo quali sono i punti politici più importanti. Secondo me Renzi aveva due obiettivi da perseguire e tutto sommato alla fine è riuscito a raggiungere. Primo obiettivo era quello di far cadere Conte, di togliere Conte dalla scena politica, almeno dalla grande scena politica. Il secondo obiettivo era quello di creare un governo di larghe intese. Perché dico questo? Perché aveva questi due obiettivi. Primo obiettivo, dovete pensare a dove sta Renzi. Renzi è stato segretario del PD, quindi di una forza di centro-sinistra, ma ha visto col tempo erodersi, erodere il suo consenso all'interno del PD, tanto è vero che a un certo punto ne è uscito. E uscendo dal PD ha tentato di collocarsi al centro, puntando su un'area che effettivamente è molto fluida, nel senso che al centro c'è un vuoto in Italia. Abbiamo un partito di centro-sinistra che è il PD, abbiamo vari partiti di centro-destra, la Lega, Fratelli d'Italia, che sono piuttosto forti, però al centro la situazione non è chiara. Nel senso che gli elettori di centro, quelli moderati, che non sono né con Salvini né con Zingaretti, chi votano? Hanno votato magari le ultime elezioni 5 Stelle, una buona parte di questi elettori ha votato 5 Stelle, ma adesso può darsi che siano un po' delusi, i 5 Stelle sono andati abbastanza in ribasso rispetto a 3 anni fa. E quindi chi voterebbero questi elettori di centro? Ma forse li si può catturare. Qualche anno fa votavano Berlusconi questi elettori moderati di centro, ma adesso il partito di Berlusconi, Forza Italia, anch'esso è andato in grande calo. Lo stesso Berlusconi non è più, insomma, il personaggio una volta è invecchiato per qualche misura. Allora, l'idea di molti è che Renzi si sia piazzato al centro per tentare di intercettare i delusi del 5 Stelle, i vecchi elettori di Forza Italia, magari anche alcuni elettori delusi della Lega, magari anche alcuni elettori delusi del PD. E formare una forza di un certo rilievo. Questo era probabilmente l'obiettivo di Renzi. Solo che, vi ho detto, lui fonda Italia Viva nell'estate del 2019. Siamo arrivati all'inizio del 2021, Italia Viva è un partitino. I sondaggi la danno sempre con poche percentuali di voto, piccolo. Davvero poco, sperava di più, probabilmente. E soprattutto, in questa caccia agli elettori di centro, Renzi ha un rivale, che è principalmente Conte. Giuseppe Conte, come vi dicevo, è stato pescato nel 2018 dal cappello, nel senso che era un signor nessuno, non lo conosceva nessuno a livello nazionale, ma in questi 2 anni e mezzo si è fatto una certa fama, ha avuto un certo consenso, anche i sondaggi di pochi giorni fa lo davano con un discreto consenso. E Conte certo è vicino ai 5 Stelle, ma non è un uomo esattamente dei 5 Stelle, non fa parte del Movimento 5 Stelle. Tant'è vero che a un certo punto si era anche ipotizzato che Conte potesse creare un suo partito di centro che raccogliesse i voti, alleato con i 5 Stelle, ma suo. È chiaro che se questo fosse avvenuto, per Renzi sarebbe stata la fine, perché un partito di centro con Conte, che in questo momento è abbastanza popolare, avrebbe tolto a Renzi spazio. Non gli avrebbe più permesso di conquistare quegli elettori ex Forza Italia, delusi 5 Stelle e altri che magari lì stavano. Però è chiaro che questo progetto di un possibile partito di Conte sta in piedi finché Conte è al governo. Se cade il governo e Conte lascia il governo, Conte rischia di scomparire. Non è un parlamentare. Non c'è ancora questo partito e chissà quando nascerà, non è un leader dei 5 Stelle. Se cade il governo e Conte si dimette, Conte torna a fare il professore universitario, cioè scompare dalla scena politica. E Renzi ha fatto probabilmente questo ragionamento: se io riesco a far cadere Conte e lo tengo lontano dalla scena per 1 anno, 2 anni, cioè fino a fine legislatura, poi magari tra 2 anni Conte può anche provare a farsi il suo partito di centro, ma ormai buona parte del suo elettorato se lo sarà scordato. Perché è così la politica, se tu sei al centro,
per qualche anno, ti notano, ti votano, eccetera. Se di colpo per anche solo 6 mesi non si sente più parlare di te, scompari e perdi consensi, anche se tu non fai niente per perdere consensi, ma rischi di scomparire. Quindi sicuramente il primo obiettivo di Renzi era questo, portare Conte fuori dalla scena politica. Il secondo obiettivo era quello di creare un governo di larghe intese, mettendo in difficoltà tutti gli altri partiti. Perché in questo momento, a gennaio 2021, Renzi era piuttosto schiacciato da tante forze. E la Lega continuava, pur in maniera meno forte di prima, a essere un partito che lo schiacciava a destra, a sinistra il PD tutto sommato reggeva, i 5 Stelle erano calati ma non distrutti, a un certo punto avevano fermato la loro emorragia di voti e anche i sondaggi li davano tutto sommato a livelli decenti. Insomma, Renzi aveva bisogno di sparigliare le carte, creare uno sconquasso che mettesse in difficoltà i vari partiti, per poter cercare di crescere, di avere anche visibilità probabilmente, perché l'obiettivo era anche quello, avere visibilità, avere spazio, ma mettere in difficoltà tutti gli altri. Come fare? L'obiettivo migliore per raggiungere questo scopo, per raggiungere questo obiettivo, la strategia migliore era creare un governo di larghe intese, cioè costringere la Lega, ad esempio, a pensare se entrare o no nel governo, costringere Forza Italia a entrare nel governo, costringere i 5 Stelle a spaccarsi sull'eventualità di entrare nel governo. Per far questo Renzi aveva bisogno di rottamare, come faceva una volta Conte, e sperare nell'incarico a Draghi, perché alla fine è questo di cui che aveva in mente Renzi, probabilmente. Da questo punto di vista Renzi è stato uno stratega eccellente, perché obiettivamente ha raggiunto tutti i suoi scopi. Abbiamo un governo Draghi, adesso ne parliamo, con grave difficoltà per tutti i partiti, e Renzi di colpo è tornato al centro della scena. C'è da dire che però questo gioco può essere anche suicida per Renzi, adesso vi spiego perché. Intanto, in primo luogo, Renzi ha sparigliato le carte, vi ho detto, ha tirato via le sue ministre dal governo, ma ha anche rischiato grosso, perché Conte ha provato a fare a meno di Italia Viva, a cercare in Parlamento i voti che gli mancavano per stare in piedi comunque anche senza Italia Viva. Ed effettivamente all'inizio sembrava quasi che ce la potesse fare, e credo che lì Renzi abbia sudato freddo, perché se il gioco non gli riusciva si sarebbe tirato la zappa sui piedi, come aveva fatto Salvini un anno e mezzo prima. Conte ci ha provato, ha cercato questi cosiddetti responsabili, cioè membri di altri gruppi parlamentari che fossero disposti a sostenere il governo, a sostenere Conte per al limite un rimpasto, un nuovo governo, eccetera. Alla fine ne ha trovati alcuni, ma non abbastanza. Quindi alla fine il voto di Italia Viva rimaneva decisivo, e questo ha costretto Conte a rimettersi, perché Italia Viva aveva già annunciato che su alcuni voti avrebbe votato contro, il governo sarebbe andato in minoranza, e quindi Conte è andato da Mattarella a rimettersi. A quel punto Mattarella ha fatto partire le consultazioni, ha sentito tutte le varie forze politiche ovviamente, e si è accorto che PD, 5 Stelle e Italia Viva, cioè i principali partiti che sostenevano già il governo Conte bis, si dicevano ancora disponibili a governare assieme. E allora ha detto, beh, insomma, siete ancora disponibili, però dicevano anche bisogna discutere prima di decidere come. E allora Mattarella ha detto, diamo un incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, dei 5 Stelle, per vagliare la possibilità di formare un nuovo governo con le stesse forze di prima. Mandato esplorativo vuol dire proprio questo, cioè ti do un mandato non tanto per formare un governo, ma per vedere se ci sono le condizioni per formare un governo. Sono partite il weekend scorso, rispetto a quello in cui sto registrando, le consultazioni. Fico ha sentito i vari partiti coinvolti, sono state trattative. All'inizio sembrava che le cose potessero andare in porto, ma poi già il lunedì e martedì si è capito che le cose non andavano tanto bene, perché Renzi, questo era quello che dicevano il PD e 5 Stelle, stava alzando la posta, cioè chiedeva troppe cose perché 5 Stelle e PD potessero concedergliene. Per qua dipende dai punti di vista, Renzi dice no, io ho chiesto le cose che andavano chieste, sono stati loro a dirmi di no a qualsiasi roba, gli altri dicono no, ci ha chiesto troppe cose, qui c'è un po' il gioco delle parti ovviamente. Però mentre PD e 5 Stelle avevano detto fin da subito non vogliamo il Conte terzo, Renzi li ha un po' buggerati, diciamo così, perché probabilmente tatticamente
il fatto dei 5 Stelle, del PD, di dire noi sosterremo solo un Conte terzo, li ha messi un po' con le spalle al muro, si sono esposti un po' troppo. Probabilmente Renzi lì li ha castigati, come in una partita a scacchi, quando tu rendi troppo evidente qual è la tua strategia, l'altro, che si è tenuto aperto 2-3 strade, ti può fregare. Ed effettivamente Renzi li ha fregati, perché ha fatto saltare le trattative. A quel punto Mattarella, non avendo più la concretezza di un governo pronto a nascere, ha chiamato Draghi e ha detto adesso faccio io, mi sono stufato, non l'ha detto proprio così chiaro e tondo, ma si è stufato anche perché ci sono delle scadenze importanti, anche perché siamo nel bel mezzo di una pandemia, non è che si può stare qua a aspettare mesi, e ha convocato Mario Draghi. Ora, perché vi dicevo che Renzi è stato furbo sicuramente, è stato scaltro, abile, tatticamente, io lo ritengo davvero una mossa in cui probabilmente non ha sbagliato nulla dal punto di vista tattico, come se fosse una partita a scacchi, ma la politica non è solo una partita a scacchi, bisogna anche dire questo. Infatti Renzi, certo, ha ottenuto quello che voleva, ma a quale costo, ci si può chiedere, e molti hanno messo sul tavolo questo discorso. Nel senso che Renzi, che già era guardato in cagnesco da una buona parte del Parlamento, adesso è guardato in cagnesco da tutto il Parlamento e da una parte sempre maggiore dell'elettorato. Certo, Renzi è uno di quelli che o si ama o si odia, non ammette via di mezzo, ma questo l'ha ancora di più isolato. Anche l'elettorato, insomma, non ha ben compreso questa decisione di far scoppiare questa crisi di governo a gennaio-febbraio 2021, nel mezzo di una crisi economica pandemica clamorosa. Certo, Renzi oggi può dire, beh guardate, l'ho fatto perché adesso avete Draghi, non avete Conte, se voi pensate che Draghi sia meglio di Conte, l'ho fatto per farvi un piacere, questo dice Renzi. Però è vero che questo atteggiamento, questo continuamente far cadere i governi, questa un po' anche arroganza da giocatore di scacchi, ripeto, lo rende per certi versi antipatico a una parte dell'elettorato, una buona parte dell'elettorato, e questo potrebbe costargli quando si andrà poi a votare, perché prima o poi si andrà a votare, e per il momento io credo che Italia Viva non abbia guadagnato consensi, anzi forse ne ha addirittura persi, o comunque è rimasta ferma. Italia Viva, per essere decisiva, ha bisogno di allargare i suoi consensi, cioè prendere di più di quel 2-3-4% cui nei vari momenti è stata stimata, ha bisogno di arrivare a un 8-10%. Ora, io non so se Renzi, con queste scelte molto arrembanti, molto ardite, aumenterà mai i suoi consensi. Questo non lo so, lo vedrà il tempo. Però capite che la scommessa nel breve è stata vinta, forse la pagherà nel medio e lungo periodo, ma nel breve periodo sicuramente Renzi è quello che è uscito vincitore. Ora, Mattarella ha convocato Draghi, ma chi è questo Mario Draghi? Mario Draghi, l'avrete sentito nominare parecchio in questi giorni, avrete sentito anche alcune parole chiave, magari non avete ben presente chi è. È un economista, è un banchiere, uno che ha lavorato tutta la vita in banche sostanzialmente, anche nel settore pubblico, soprattutto nel settore pubblico prima italiano e poi europeo. Intanto si è formato all'interno della Banca d'Italia sostanzialmente e del Ministero del Tesoro, diventando governatore anche della Banca d'Italia, che è la principale carica all'interno di quella che è la nostra banca di Stato. La Banca d'Italia è quella che regola i rapporti con tutte le altre banche private, che regolava una volta l'emissione di moneta, insomma è la banca centrale italiana, che si relaziona poi anche con la politica. È stato governatore della Banca d'Italia tra il 2005 e il 2011 Draghi. Dopodiché, complice anche una buona nomea internazionale, dopo anche aver fatto alcuni anni in alcune banche private, è diventato anche presidente della BCE, che è la Banca Centrale Europea. Praticamente ogni paese ha la sua banca centrale, l'Italia la Banca d'Italia, eccetera, ma poi l'Unione Europea a sua volta ha anch'essa una banca centrale che si chiama appunto BCE, di cui Draghi è stato presidente tra il 2011 e il 2019, quindi fino a un anno e mezzo fa. Ok, questa BCE è stata molto importante in questa fase in cui c'è stato Draghi a guidarla, perché, vi ho detto, 2011-2019, nel bel mezzo di questa fase a guida Draghi, proprio nel 2012 ci fu una grossa crisi economica in Europa, la cosiddetta crisi del debito sovrano, che coinvolse vari paesi, soprattutto dell'area meridionale dell'Europa, Spagna, Italia, Grecia, eccetera. Cioè, quello che forse ricorderete riguardo allo spread, quel problema dello spread. Cosa accadde?
che ci fu una forte ondata speculativa sul valore dei titoli di Stato di alcuni paesi. Voi sapete, la faccio breve per non complicarci troppo la vita, ma tento di spiegarvela. Ogni Stato, per finanziarsi, emette dei titoli. Cioè, per avere soldi con cui fare, pagare gli stipendi, fare progetti, costruire autostrade, quello che volete, per avere soldi, liquidità, lo Stato chiede dei prestiti. Chiede dei prestiti ai risparmiatori emettendo dei titoli di Stato. Questo lo fa l'Italia, lo fanno tutti i paesi del mondo, quasi tutti. Tutti quelli seri. Emettono dei titoli di Stato, cioè dicono, risparmiatore, guarda, vuoi investire 10.000 euro? Boh, guarda, comprati un bel titolo di Stato italiano di durata decennale, ad esempio, o quinquennale o annuale, 10 anni. Tu mi dai 10.000 euro, io tra 10 anni mi impegno a darti 10.000 qualcosa con gli interessi. È un modo per mettere da parte dei soldi, no? Per investire dei soldi che si hanno da parte. I risparmiatori, soprattutto chi non ha 1.000 euro ma chi ne ha tanti, può investire in titoli di Stato che hanno un certo profitto, cioè nel senso hanno un certo interesse. Okay? Gli stati ricevono questi soldi, li investono, li usano per fare le cose e poi restituiscono con gli interessi. Ora, cosa accadde in quella fase attorno al 2012? Che gli interessi dei titoli di Stato di alcuni paesi, tra cui l'Italia, iniziarono a crescere in maniera rapidissima. Perché crescono? Perché ovviamente questi titoli di Stato vengono contrattati, vengono messi sul mercato, ci sono delle aste, e perché vengano venduti lo Stato deve offrire un tasso di interesse che ingolosisca. Nel senso che se io sono un risparmiatore e ho 10.000 euro da investire, dove li investo? Voglio investire nei titoli di Stato, ma certo non ci sono solo i titoli di Stato italiani, ci sono anche quelli tedeschi, quelli americani, quelli giapponesi e così via. Potrei investirli in Italia, potrei investirli in Germania, dove mi pare. Allora, se io sono furbo, voglio investire i miei soldi nel posto più sicuro che c'è al mondo, mica voglio perdere i soldi, li voglio investire dove sono sicuro che verranno usati bene e poi mi verranno ridati indietro con gli interessi. E allora dove, ad esempio? Ad esempio in Germania. Perché la Germania è un'economia solida, ci si può fidare della Germania. In Italia non mi fido tanto degli italiani, gli italiani sono spendaccioni, hanno un'economia che non funziona, non investo in Italia. Allora cosa fa l'Italia, visto che gli investitori non le danno i soldi? L'Italia dice, ok, vabbè, tu non vuoi investire da noi, ma guarda, in Germania ti danno un tasso di interesse dello 0,5%, io ti offro il 2%, invento, per farvi capire. Ti offro di più, quindi tu dici, beh, è vero che rischio qualcosina di più in Italia, ma come contropartita ho anche degli interessi maggiori. E allora i paesi più fragili offrono tassi di interesse un po' più alti. Ora, finché i tassi di interesse sono un po' più alti, tutto rimane più o meno nella norma. Ma nel 2012 questi tassi di interesse iniziarono a decollare, proprio a decollare enormemente. Si parlò dello spread, che è la differenza, il differenziale meglio, tra il tasso di interesse dei titoli di Stato italiani e il tasso di interesse dei titoli di Stato tedeschi. Quando cresce lo spread vuol dire che l'Italia è costretta ad alzare gli interessi di molto rispetto a quanto non fanno in Germania. Quindi più sale lo spread, più l'Italia è in crisi, più l'Italia si sta indebitando tanto e più l'Italia si indebita tanto, più c'è il rischio del default, cioè della bancarotta. Effettivamente a un certo punto lo spread nel 2012 era cresciuto così tanto che ci fu paura per alcuni paesi della bancarotta, tra cui l'Italia. L'Italia venne salvata in quel momento, e questo è unanimemente riconosciuto, da Mario Draghi, che da presidente della BCE fece un celeberrimo discorso ad alcuni investitori inglesi che culminò nelle tre parole whatever it takes, tutto ciò che serve. Cioè disse, noi come Banca Centrale Europea faremo tutto ciò che serve per tenere in piedi l'euro, per non far andare in bancarotta quei paesi che adesso stanno con l'acqua alla gola. Li aiuteremo noi. E in effetti nelle settimane successive lanciò una serie di cose, di misure, che tennero sotto controllo lo spread, aiutarono a ridurlo e a rimettere un po' in sesto le varie economie che erano in crisi. Anche per l'Italia fece poi qualche tempo dopo il cosiddetto quantitative easing, che è una misura molto ingente per sostenere il debito italiano, perché di fatto la BCE assorbì
una parte o garantì, diciamo, una parte delle emissioni di buoni di Stato italiani. Cioè, di fatto, la BCE, la Banca Centrale Europea, garantì per l'Italia, per farla breve. Cosa che non era usuale, la Banca Centrale Europea, per come era stata gestita negli anni precedenti, non faceva queste cose, non si intrometteva così tanto. Difatti, gli economisti del Nord Europa guardarono Draghi con un certo sospetto, perché queste cose non si fanno, cioè se l'Italia va male, bisogna che l'Italia lasci andare male, insomma, alla fine se non riuscirà a mettersi in piedi, uscirà, ma perché? La banca centrale, quindi tutta l'Europa, deve pagare per sostenere l'Italia. Questa era la critica che veniva mossa a Draghi. Ma Draghi tenne duro e il tempo gli ha dato ragione, perché l'Italia si è ripresa. Poi dopo, perché l'Italia non ha un'economia neanche adesso molto florida, però sicuramente ha superato quel momento di grande difficoltà. E con l'Italia anche altri paesi hanno superato quel momento di grande difficoltà. L'euro è stato salvato. Le cose si sono rimesse piuttosto in sesto. E adesso che non c'è più Draghi, la scelta europea comunque va in quella direzione. L'Europa sembra cambiata rispetto al 2012, perché l'Europa sembra aver capito, grazie a Draghi, che in certi frangenti c'è bisogno di sostegno forte, economico, di metterci i soldi, in maniera molto molto netta. Quindi Draghi sicuramente è una figura di alto profilo, Mattarella gli ha dato l'incarico perché Draghi è uno che è molto rispettato a livello internazionale, è sicuramente l'italiano più rispettato a livello internazionale. Se bisognava rassicurare i mercati internazionali, il nome di Draghi è il migliore possibile, su questo non ci piove. Però ovviamente questo non vuol dire che Draghi avrà vita facile, questo non vuol dire che nascerà il governo Draghi, perché come avete visto da queste prime ore, non tutti i partiti sono disposti ad appoggiare un governo di Mario Draghi. Adesso vediamo uno a uno i partiti e perché alcuni sono in difficoltà. Parlerò solo dei principali partiti perché sennò facciamo notte già un sacco che sto parlando. Vediamoli da sinistra a destra. Il PD ha già detto che sosterrà Draghi e d'altronde non potrebbe fare altrimenti. Draghi ha avuto l'endorsement, tra l'altro, dei sindacati, perché in queste ore tutti i sindacati hanno espresso una certa soddisfazione per la nomina di Draghi, quindi hai visto come un personaggio pragmatico Draghi che dovrebbe rimettere a posto la situazione economica, prendere i soldi dall'Europa, ma si spera anche usarli bene, usarli per la crescita e quindi usarli anche per creare posti di lavoro. Per questo i sindacati guardano con un certo interesse a quello che Draghi ha intenzione di fare. Draghi ci si è chiesti molto, ma di destra e di sinistra. Leggevo oggi che la gente è andata a cercare su Google per capire se Draghi è di destra o di sinistra. Draghi finora non si è mai occupato direttamente di politica, è, ripeto, un economista, si è occupato di economia, certo interloquendo con la politica, ma non si è mai esposto più di tanto. In una sua dichiarazione di qualche anno fa si era autodefinito, se ricordo bene, un socialista liberale o qualcosa del genere, cioè uno, diciamo, attento alle libertà economiche, ma anche alle questioni sociali, quindi uno che abbraccia una sfera piuttosto ampia, diciamo. Potrebbe piacere a sinistra, potrebbe piacere anche a destra, questo intendo dire. Il PD ha già detto che lo sosterrà, anche perché onestamente il PD non potrebbe fare nient'altro in questo momento. L'elettorato del PD credo apprezzi sostanzialmente Draghi, e quindi il PD, messo un po' nel sacco da Renzi, ora appoggerà sicuramente Draghi, e su questo non ci piove. Più complesso è il discorso sui 5 Stelle, invece. I 5 Stelle sono un bivio. Perché? Allora, anche qui bisogna capire perché i 5 Stelle, che erano stati al governo con Conte, adesso sono così presi male, ci sono lotte, faide interne. Allora, i 5 Stelle da molto tempo sono in difficoltà. Hanno vinto le elezioni del 2018, l'avrete visto, hanno preso il 33%, ve l'ho detto. Però di fatto governare li ha costretti a cambiare faccia, a cambiare pelle, perché fino al momento in cui hanno vinto le elezioni, i 5 Stelle erano stati un partito che aveva detto: non ci alleeremo mai con gli altri partiti, correremo sempre da soli e non diventeremo mai come gli altri partiti. Poi cos'è successo in questi 2 anni e mezzo però? Si sono alleati con la Lega prima, poi col PD, con Renzi. Nelle ultime circostanze sembravano anche disposti a prendere dentro pezzi di Forza Italia nel governo pur di stare in piedi.
Ora, questo è stato sicuramente visto come un tradimento da una parte dell'elettorato, perché alla fine si sono alleati con quei partiti che criticavano. Si sono alleati col PD, che avevano definito il partito più orribile che c'era fino a qualche anno fa. Sono quasi alleati con Berlusconi, che era l'altro grande nemico. Sono alleati con la Lega, che era un altro partito, certo con tonalità meno forti, ma con cui c'era grande rivalità. Insomma, hanno cambiato faccia, parecchio. Conte, che è stato largamente apprezzato dall'elettorato di buona parte del 5 Stelle, è anche un tipo molto diverso dai 5 Stelle di qualche anno fa, perché è un uomo che sembra stare a suo agio, insomma, nelle stanze del potere, diciamo, un uomo molto poco arrembante rispetto a come erano i 5 Stelle una volta. I 5 Stelle erano quelli del vaffa, ricordate, del mandare a quel paese tutto l'establishment. Conte è sembrato il contrario, insomma, un politico molto diverso. Insomma, hanno cambiato faccia. Ora gli si chiede di cambiare però ulteriormente faccia, perché la domanda che viene fatta ai 5 Stelle è: sosterrete il governo di Draghi? E il problema è che Draghi è proprio il nemico storico dei 5 Stelle, nel senso che i 5 Stelle fino al 2018 erano un partito fortemente anti-europeista, cioè contrarissimo all'Unione Europea, contrarissimo all'euro, che poi negli ultimi mesi aveva attenuato, ma che era stato per molto tempo contrario all'euro, e contrario all'establishment, cioè tutto quello che è establishment, cioè tutti i poteri forti, diciamo così per farla breve, chi ha il potere in Italia, in Europa, nel mondo, le banche soprattutto, sono il nemico assoluto. Questo era il Movimento 5 Stelle fino al 2017, direi, 16-17. Poi un pochino aveva attenuato i toni, poi nel 2018 ha vinto le elezioni, eccetera. Ora, ai 5 Stelle si chiede di andare a governare con uno che ha salvato l'euro, che ha lavorato per le banche e che è l'uomo delle banche e che è europeista convintissimo, cioè proprio il nemico come il diavolo e l'acqua santa, capito? Proprio l'esatto opposto. Questo ha creato gravi problemi. Avete visto che Di Battista, un esponente importante del Movimento 5 Stelle, anche se fuori dal Parlamento, ha detto mai con Draghi, Draghi è l'apostolo delle élite, quindi non ci alleeremo mai con Draghi. Pare che anche Beppe Grillo, anche se non è chiarissimo, abbia espresso parere contrario al sostegno a Draghi, e anche Vito Crimi, il portavoce attuale, abbia detto no, almeno in prima battuta. Poi altri esponenti, avete letto Toninelli, ha detto no, eccetera. Vabbè, diranno tutti no, probabilmente invece non andrà tanto così. Adesso vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Certo, se Draghi vuole stare al governo, se si vuole creare questo governo, bisogna che almeno una parte dei 5 Stelle votino a favore. Certo, potrebbe nascere anche un governo anche con tutto il Movimento 5 Stelle all'opposizione. Potrebbe, bisognerebbe prendere dentro tante altre forze, ma si potrebbe. Però da quello che pare emergere, adesso vedremo, qua è una previsione, è probabile che il Movimento 5 Stelle si spacchi, cioè che i parlamentari dei 5 Stelle, una parte passi all'opposizione e una parte rimanga nel governo. Quanta parte non è dato saperlo per il momento. Da quello che si capisce dai giornali c'è qualche mugugno, cioè c'è qualcuno che vuole star fuori, c'è qualcuno che vuole star dentro, non si può tanto quantificare, metà, oppure di più quelli fuori che di quelli dentro, oppure di più quelli dentro che quelli fuori, non si può sapere. Adesso sarà anche l'abilità di Draghi vedere se riesce a convincerli e come. Certo è che i 5 Stelle non vogliono andare alle elezioni. Per i 5 Stelle sono il partito che più di tutti non dovrebbe volere andare ad elezioni, perché se si va ad elezioni i 5 Stelle perdono. È abbastanza chiaro che in questo momento i 5 Stelle perderebbero parecchio, non potrebbero mai arrivare al 33% che hanno preso nel 2018. I sondaggi li danno alla metà, a meno della metà, un po' più della metà, siamo lì. E dovete tener conto che nel nuovo Parlamento non ci saranno più 630 deputati e 315 senatori, perché c'è stato il referendum. Ricordate, abbiamo fatto anche un video a proposito di questo, trovate in descrizione. E quindi i 5 Stelle si riducono, si dimezzano, ma si dimezza anche il Parlamento, quindi quanti parlamentari 5 Stelle si guadagneranno la rielezione? Pochissimi. Questo è il rischio. E quindi i parlamentari 5 Stelle legittimamente possono dire: ma c'è proprio bisogno di andare a votare, di finire la nostra esperienza, abbiamo ancora 2 anni di legislatura, proviamo a usarli per fare qualcosa. Questo ci sta.
Quindi bisogna vedere, i 5 Stelle sicuramente sono in grave difficoltà perché sono anche loro con le spalle al muro, sono il partito in maggior difficoltà al momento. Perché dire di no a Draghi, certo vuol dire andare all'opposizione, magari trarre anche qualche giovamento da stare all'opposizione, ma vuol dire anche rischiare di andare alle elezioni, vuol dire anche smettere di poter incidere, vuol dire anche rischiare di essere messi all'angolo, perché se poi Draghi governa e mettiamo che governi bene, tu sei quello che gli ha fatto opposizione. Capite? Bisognerà vedere come vanno le cose. È un po' rischioso. 5 Stelle non si sa bene. Per il momento è un no. Però non è detto che l'idea su Draghi non cambi nei prossimi giorni. Spostiamoci adesso più a destra. Forza Italia pare starci. Non si sa bene se in toto, se vogliono qualcosa in cambio. Ne vedremo, però Forza Italia sembra starci. Altri partiti di centro, Renzi, chiaramente ci sta, ha fatto di tutto per arrivare qui, quindi ci sta. Altri partiti minori, Calenda, eccetera, ci staranno, ovviamente più Europa ci starà, sicuramente. La Lega. Ecco, l'altro partito in difficoltà è la Lega. Non tanto in difficoltà di voti, nel senso che la Lega è data positiva ai sondaggi, certo non ha più quei sondaggi di un anno fa, di un anno e mezzo fa che erano clamorosi, però se si andasse a votare ora probabilmente la Lega sarebbe il primo partito, vincerebbe le elezioni. Per questo Salvini, quando c'è stata la crisi a gennaio, ha detto andiamo a votare. Però adesso la Lega si trova in difficoltà, perché Salvini nelle ultime elezioni, anche quando è stato al governo col Conte primo, ha fatto una profonda campagna anti-europeista. Salvini ha come consiglieri economisti fortemente critici nei confronti dell'euro, Bagnai e Borghi, se li avete sentiti nominare, e per molto tempo si è scagliato contro l'Europa, non bisogna prendere i soldi dell'Europa, bisogna svincolarsi dall'Europa, ha fatto campagna a lungo contro l'Europa. Adesso anche lui si trova l'Europa fatta a persona, cioè Mario Draghi. E allora potreste dire, beh, se Draghi è il nemico, anche Salvini andrà all'opposizione. Non è così facile per Salvini andare all'opposizione, perché all'interno della Lega ci sono parti importanti della Lega che invece vogliono andare al governo con Draghi. Sostanzialmente il Nord, la vecchia Lega, la Lega degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti del Nord, ha già detto, tutte le organizzazioni del Nord, la Confindustria, Assindustria, Confartigianato, hanno detto che a loro Draghi va benissimo. Quindi, capite, Salvini per certi versi ha fatto campagna per molto tempo contro Draghi e poi vorrebbe andare alle elezioni perché magari vincerebbe, probabilmente vincerebbe. D'altro canto, una parte del suo elettorato, una parte anche grossa del suo elettorato, non vuole andare alle elezioni. Adesso che c'è Draghi, vuole Draghi. Tenete conto che per gli imprenditori e per le parti sociali e forse perfino per i sindacati, Draghi è l'uomo della provvidenza al momento, è l'uomo che si aspettava da tempo, perché è uno pragmatico, è uno che ci sa fare coi conti, poi magari farà malissimo, adesso non voglio tirargliela, però sicuramente è un uomo che ha un certo fascino come economista. D'altronde avete visto che appena Mattarella gli ha dato l'incarico, la borsa è risalita, lo spread è crollato, c'è fiducia da parte del mondo economico in Draghi, molta fiducia. C'è più fiducia in Draghi che in Salvini e i suoi economisti. Sono sicuro che una parte degli imprenditori del Nord che votano Lega dicano Salvini non farlo scemo, entra nel governo con Draghi perché ci fidiamo più di Draghi che di alcuni uomini che ci porti tu. Questo è il concetto, che una parte dell'elettorato della Lega vuole entrare nel governo. Quindi Salvini adesso è un po' preso tra due fuochi, perché l'avete visto nelle dichiarazioni di questi giorni, è molto attendista, vuole vedere, vuole valutare, aspettiamo. Vedremo cosa farà, potrebbe entrare nel governo, potrebbe dare un appoggio esterno, io non credo che passerà all'opposizione direttamente, o entrerà o darà l'appoggio esterno. Secondo me alla fine entrerà, però vedremo cosa succederà. Dipenderà anche lì da Draghi, da come riesce a rassicurarli. Ultimo partito a destra, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha già detto che non vuole entrare nel governo, penso non ci entrerà. E Fratelli d'Italia è il partito che più di tutti vorrebbe andare a votare, perché Fratelli d'Italia nel 2018 aveva preso il 4%, mi pare, adesso ve lo dico, per non dire una scemenza, il 4%, adesso prenderebbe sicuramente molto di più perché è dato quasi vicino alla Lega, quindi Giorgia Meloni giustamente vuole capitalizzare e vorrebbe andare a votare. E probabilmente se nasce il governo Draghi non si va a votare, se non nasce
si potrebbe andare a votare. Anche se Mattarella ha detto chiaramente che per lui è difficilissimo andare a votare ora come ora, per la pandemia, per il fatto che c'è il blocco dei licenziamenti che scade, per il bisogno di stendere questo recovery plan, che è importantissimo per avere i soldi dall'Europa, e bisogna stenderlo in fretta, non c'è più tanto tempo. Se noi aspettiamo le elezioni, c'è la campagna elettorale, poi ora che si forma il governo, ora che si fa questo recovery plan, a voglia passa un sacco di tempo. Insomma, c'è bisogno di un governo? Probabilmente sì. Riuscirà questo governo Draghi a nascere? Alla fine penso di sì. Alla fine penso che nascerà. Più che altro perché la Lega non può assumersi la responsabilità di aver fatto cadere un governo del genere, il PD non può assumersi la responsabilità e i 5 Stelle, una parte dei 5 Stelle, non vogliono assumersi questa responsabilità. Quindi alla fine credo che nascerà. Ci vorrà un po' di tempo perché devono far digerire ai loro elettorati o a una parte dei loro elettorati una scelta che magari al momento non è sempre la prima scelta. Però probabilmente nascerà. Se non nascerà, si potrebbe andare a votare, si potrebbe fare un governo tecnico che fa solo poche cose e va a votare. Certo, tutto è possibile, adesso vedremo. Però spero di avervi dato una panoramica. Ecco, speravo di fare un video corto, l'ho fatto lungo, però c'erano tante cose da dire. Spero di averle dette in maniera chiara, spero di avervi dato una panoramica sul perché certi partiti si comportano in certi modi, perché altri si comportano in altri modi. Volevo più che altro farvi capire le esigenze, le speranze e le difficoltà di tutti i partiti, che ovviamente sono normali in politica e non possono non esserci. Spero di essere stato oggettivo e non di parte, anche perché, guardate, io non ho molte parti, nel senso che non esiste un partito in cui io mi ritrovi. Quindi sono tutti abbastanza distanti da quello che vorrei fare io. Spero di avervi illustrato in maniera però oggettiva appunto le questioni sulla tavola, sul gioco, sul tavolo di gioco. Poi voi valutate ovviamente, cercate di informarvi anche sulle linee politiche dei vari partiti, cercate poi di decidere se a voi può andare bene Draghi oppure no, se secondo voi è positivo per l'Italia oppure no, di cosa c'è bisogno oppure no. E poi di valutare chiaramente le scelte che faranno i vari leader politici, i vari partiti politici, che farà Draghi, che faranno altri esponenti. E però spero di avervi dato almeno le direttrici per imparare un po' a muovervi in questo scacchiere che è un po' complicato. In descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui a schermo mentre spiegavo, trovate anche le altre risorse importanti per le lezioni di storia, le lezioni di filosofia e anche le altre cose di educazione civica. E quando creerò la playlist anche di cosa è successo, che è questa rubrica di attualità, la metterò anche quella in descrizione. Ci vediamo presto per nuovi video, anche più normali, anche più di storia e di filosofia. Ciao, alla prossima!